amici e bentornati nel canale. Oggi vi faccio vedere come organizzare il nostro menu settimanale in pochissimi passi. Vedrete che è semplicissimo. Io già da tanto tempo faccio così e non ho più problemi. Se vuoi vedere come fare, cominciamo. Per prima cosa dovete individuare quali sono i piatti che piacciono ai vostri parenti o cioè a casa vostra, cos'è che va di più, perché è inutile che voi prendete alla lettera il mio menù e ci sono delle cose che non piacciono a nessuno. Allora io ho già individuato i piatti che piacciono alla mia famiglia e così mi programmo per la settimana. Vi farò anche la lista delle spese in base al mio menù, quindi potete fare anche voi la stessa cosa con il vostro menù. Ad esempio, io il lunedì mi faccio della pasta, posso farla con i fiori di zucca, posso farla alla carbonara, posso farla in tantissimi modi. Nel mio canale vi lascerò il link a un esempio di pasta. Poi, per avere le proteine posso mangiare un pezzetto di formaggio che può essere fresco o può essere stagionato. Come cena ho deciso di mettere dei muffin salati con le zucchine e che avrete già proteine e carboidrati, quindi siamo a posto. Per il martedì ho scelto del riso veggie, quindi questo è un giorno vegano che me lo faccio un giorno alla settimana, faccio del riso veggie accompagnato della proteina che può essere seitan o tofu, che lo trovate in tutti i supermercati. Poi per la cena ho deciso di fare della crema di zucca e un formaggio vegano che ci sono già nel supermercato di tutti i tipi e tutti i gusti. Questo è il giorno pigro della settimana, pigro o proprio non ne ho voglia né tempo di cucinare, perché questo può capitare a chiunque, sia un'eventualità, sia ho dovuto prendere i bambini, sia devo andare in ospedale a fare qualche visita. E quindi cosa facciamo? Allora, io in casa ho sempre una confezione di gnocchi che alla mia famiglia piace e c'ho anche sempre un vasetto di sugo che può essere, come in questo caso, di questa marca, dell'Attiguglio, che questo è peperoni e noci, o prendo anche quelli, i vasetti di rana, e semplicemente faccio i miei gnocchi con il suo e come sapete si fa in 2 minuti e siamo pronti, meglio di così. E poi per la cena, visto che questo giorno pigro io vado a fare un po' di spesa, arrivo a casa con il roast beef, buonissimo, proteico, pochi grassi, e io lo preparo così, prendo un po' di capperi, questi sono abbastanza grossi, faccio 2-3 cucchiaini, anche 4, li vado a triturare con la mezzaluna, poi li metto in una ciotolina, aggiungo un pochino di sale, una goccia di limone e vado a mettere dell'olio extravergine. Non vi preoccupate per l'olio perché non lo mangerete, solo per dare un po' di sapore a questa carne. Ecco qua, mescoliamo il tutto e adesso vado a mettere in un vassoio le mie fettine di roast beef. Come vedete, questo qui era bellissimo. Lo vado a mettere, vado a fare un primo strato. E vado a mettere adesso un po' di questo composto che io avevo preparato. Questo le darà un sapore squisito. Facciamo il secondo strato. Metto il resto di capperi e olio che mi aveva avanzato. Ed ecco qua, ho fatto già la mia giornata pigra. Giovedì ho deciso di farmi un couscous, che io lo faccio con le verdure e li posso aggiungere anche della mozzarella, e
per la cena c'ho un video che sono delle idee cene sanissime che l'ho fatto con il pesce, ho fatto i gamberi e poi ho fatto le capesante e con quello lì avete un secondo, scusate, è un antipasto eccezionale, quindi lì siamo sul sicuro. Poi per venerdì ho fatto delle crocchette di pollo perché ho capito che le crocchette è roba fritta, però a pranzo si può mangiare, poi lo sto facendo una volta a settimana, che sono già proteiche, e la sera farò degli hamburger che avrete a brevissimo il video nel canale. Questo giorno ho fatto tutto proteico, ho evitato quasi al massimo i carboidrati. Per sabato ho deciso di mangiare a pranzo delle penne con i fiori di zucca, però ovviamente se non sono in stagione potete farlo con qualsiasi altra cosa, io vi metto solo degli esempi. E per la cena farò del merluzzo in umido che a noi piace tantissimo. E poi per la domenica, che è il giorno che io mi concedo qualcosa in più perché è il giorno che stiamo tutti a casa, non c'è fretta, quindi c'ho tempo con calma da far da mangiare. Farò la domenica lo spezzatino di vitello con i funghi. Poi la sera la lascio libera e al solito prendiamo la pizza o andiamo a mangiarla. Quindi io mi lascio la domenica sera libera e faccio così. Quasi sempre mangio la pizza perché qui tutti vanno pazzi per la pizza. Allora, come fare la lista delle spese? Voi prendete tutti i giorni dove avete messo già i vostri piatti e dovete fare tipo mi manca la pasta, prendo la pasta, le penne, gli spaghetti, quello che sarà. Per i muffin salati devo prendere delle uova, devo prendere le zucchine e anche il grana grattugiato. Poi per il riso veggie devo prendere il riso, quello basmati e le verdure che li metterò dentro. Poi dalla mia ricetta vedete già tutte le verdure che io l'ho messo dentro. Poi prendo una confezione di seitan o una di tofu, la crema di zucca, devo prendere un pezzo di zucca, del formaggino vegano, la confezione di gnocchi da tenere in caso di emergenza e il roast beef, quello sì, lo dovrete comprare al momento perché sapete che diventa nero e quindi non è più buono. E anche il vassetto per fare gnocchi, il vassetto di sugo. E così fate con tutti i giorni. Quindi voi andrete una volta a settimana, magari andate il giorno che non avete tempo di cucinare, e quindi vi prendete la cena e fate la spesa per tutta la settimana. Io faccio così, ragazze, e vi dico che ho tempo e sono più rilassata perché prima aprivo il frigo. E cosa facciamo stasera? Non ho questo, mi manca quello là e dovevo andare al supermercato 3 e 4 volte. Quindi da questo metodo vi dico che io mi trovo benissimo e per quello che ve lo sto condividendo con voi in questo video. Qui vedrete come io mi organizzo con la verdura. Vado a tagliare già della verdura, sia peperoni, cavolo, insalatina tipo pasqualina, pomodori, cetrioli, e li vado a mettere nei contenitori. Così avrò sempre della verdura a portata di mano, perché se no quell'ora lì la devi lavare, pulire. Invece io così ce l'ho già fresca e mi dura 3 o 4 giorni in frigo. Quindi per quello lì posso abbinarlo sempre ai miei pasti. Come vedete qui vi faccio vedere, io metto sempre della cartina assorbente sotto, così se la verdura c'è un po' di liquido non diventa tutta bagnata. E come vedete qui mi sono avanzati dei fagiolini e poi ci metto anche questi pomodori che sono già lavati, erano belli maturi. E poi questa la metto già in frigo così. Lo stesso faccio con i cetrioli. E siamo a posto. Voi potete farlo con la verdura che più vi piace e così avrete già qualcosa a disposizione. Qui, come vedete, ho preparato un'altra vaschetta con dei cetrioli e i ravanelli e li ho tutte già preparate.
La stessa cosa vale per questo ragù di pollo che avrete il video nel canale, è molto sano visto che è proteina pura e pochissimi grassi, visto che è fatto col petto di pollo. Una volta fatto, io lo vado a mettere in questi piccoli contenitori, che è una porzione. Io li metto dopo la pellicola trasparente e li metto in freezer e so che con uno di questi contenitori io ho già la mia proteina per quel pasto lì, sia a pranzo o sia a cena. Dopo, come vedete, qui ne ho preparati 6 e li congelo e poi li mangio quando voglio, cioè dobbiamo essere già organizzati e preparati ad ogni eventualità. Farò la stessa cosa anche con questi hamburger che sono tutti buonissimi e sanissimi, avete già il video nel canale e vedete come io li congelo, li metto in queste bustine che hanno la cerniera, scrivo che cosa c'è dentro perché altrimenti dopo non si capisce più niente e li vado a mettere tra i pezzettini di carta da forno. Ne metto due ogni volta e poi nel sacchetto io metterò 8. Dopo dipende, voi potete mettere 4, 6, quelli che vi interessano. Io metto 2 e ne mangerò 2 per ogni pasto. Come vedete qui è già bello pronto e va in freezer e reggono benissimo. La stessa cosa farò con il couscous e il riso, però questi ne preparo un po' per volta, così mi dura un paio di giorni. Niente, questo è tutto per questo piccolo video, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi lascerò qua sotto il mio menu settimanale, come io me lo faccio. Se ti è piaciuto questo video, oggi non so parlare. Se ti è piaciuto questo video, spero mi regalerai un like. E se per caso ti piacciono questi tipi di video, me lo puoi lasciare scritto qua sotto e magari ti faccio un'altra settimana. Niente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!